Ciao ragazzi, salve. Per una volta vi posso dire che le pagelle sono molto, molto, molto facili da fare. Già, tante volte mi sono lamentato per la difficoltà dei voti da attribuire, invece credo di avere le idee molto chiare. Fa ridere pensando a, in particolar modo, un voto che è il primo voto dei calciatori che vedrete nelle pagelle, ma poi capirete perché vado continuamente a contraddirmi da solo. Vi faccio una richiesta: se non siete ancora iscritti a questo canale, potete farlo come regalo di Natale, potete lasciare un mi piace a questo video e scrivere le vostre pagelle qui sotto nei commenti. Se poi volete proprio esagerare, ci sono diversi tipi di abbonamenti al canale e gli abbonati video li vedono prima, quindi fatevi magari anche questo regalo qua, così in modo da avere tutti dei video in anteprima, senza dover sempre aspettare la pubblicazione regolare. Iniziamo? Direi di sì. Vi ho lasciato anche qui sopra nelle schede il video che ho pubblicato la mattina di sabato. Se non l'avete ancora visto, vi consiglio la visione anche prima di questo video qua, perché poi andrà ad incastrarsi direttamente con la pagella di Allegri. Ed è proprio per questo che vi dico Allegri voto 7. Allegri ha indovinato la formazione era giusta, giustissima. Il Napoli non si è praticamente mai reso troppo pericoloso dopo il vantaggio della Juve. La Juve ha tenuto anche una buona intensità di gara e anche sulla gestione dei cambi, devo dire la verità, non tanto per aver inserito 28 difensori centrali, 66 terzini e quelle robe lì, però il timing dei cambi, perché secondo me c'era la possibilità di fare delle modifiche ben prima. Invece poi è stato coerente con l'idea che voleva di aver portato fino in fondo questa gara qua, e secondo me semplicemente se presenti a uno scontro diretto come quello di ieri sera, in cui il Napoli in casa, anzi fuori casa, la Juventus in casa aveva bene o male lo stesso rendimento, anzi senza il bene o male, letteralmente identico, e ti ritrovi a vincere ancora una volta la gara senza soffrire chissà che cosa, a modo tuo, perché la Juve non è una squadra che crea, non è una squadra che domina, non è una squadra che imposta, però ancora una volta sei riuscito a portare sui tuoi binari quella partita lì, e dopo 15 partite sei a più 12 sulla diretta concorrente. Credo che il voto debba essere 7 in questo caso. Non mi era piaciuta la gestione con il Monza, con il Napoli sì, di più, e quindi Allegri si becca il 7. Punto interrogativo a Szczęsny, è proprio quello che mi faceva ridere, prima sono stato un po' così. Perché? Perché Szczęsny all'interno di una partita così tanto episodica è l'ago della bilancia, se ci pensate. Io non ho ancora capito se era fuori gioco, se è contatto, se non è contatto, perché poi anche ad Azon Marelli diceva ma sì, dovremmo parlarne per 10-15 minuti per capire la situazione. Però Szczęsny quella parata su Di Lorenzo l'ha fatta, e quella parata porta il voto a 7 nonostante l'errore che poi ha portato al gol di Osimhen annullato per fuori gioco. Se quella parata non c'è stata, io voglio andare 6, 6 e mezzo. Il punto interrogativo è proprio questo. Io credo che l'intervento di Szczęsny nel primo tempo sia stato fondamentale, perché eravamo ancora sullo 0-0, e questa roba qui, come dicevamo nel video che vi ho lasciato nelle schede, funziona quando la Juve non va in svantaggio, quando la Juve non prende gol, e quindi il portiere sta giocando un ruolo fondamentale all'interno di tutta questa scommessa gigante che è la Juve 2023-2024. Quindi la valutazione è 7, se quell'intervento vale, se no a scalare o 6 o 6 e mezzo, a seconda di quanto valutate pesante l'errore su un gol che è stato annullato poi per fuori gioco. Questa è un po', secondo me, la lettura da fare più appropriata sul voto di Wojciech Szczęsny. Voto 6 e mezzo a Bremer, si è messo in tasca Osimhen, poi credo che abbia preso un cartellino giallo per nulla, dove forse non c'era nemmeno un fallo, ma Bremer mi è piaciuto tanto, percorso di crescita importante nelle ultime partite, e quindi tanta 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 roba Bremer contro Osimhen. Voto 6 e mezzo a Danilo, qualche passaggio sbagliato, ma poi tutto quello che ci mette lui, e si era vista la differenza tra avere Danilo e non avere Danilo in queste partite. Lui ti mette sempre quel qualcosa in più, ed è un giocatore che per un motivo o per un altro ti ruba l'occhio. Stasera tante palle, tanti lanci, anche con il mancino che dovrebbe essere il piede debole, e invece sono stati probabilmente più precisi quei lanci lì piuttosto che le palle giocate per vie centrali a raso terra. Da questo punto di vista bisogna migliorare, ma sicuramente un rientro molto molto importante. Voto 7 Gatti. Mi è piaciuta l'analisi di Allegri
ai microfoni di DAZN quando ha detto: Gatti lo sa, più che dal punto di vista offensivo devi migliorare quello difensivo, che era il concetto alla base della mia valutazione di Gatti nella partita col Monza. Ieri sera meglio, anche perché dalla sua parte aveva Kvara, quindi c'erano Cambiaso, Gatti e McKennie che orbitavano da quelle parti lì, avevano una partita complicata, anche se il Napoli non è una squadra che attacca tanto da sinistra, quindi la parte destra della Juventus doveva essere quella un po' più incaricata di sfondare, proprio perché il Napoli lascia qualcosa. Rimessa di McKennie, cross di Cambiaso, gol di Gatti, i tre giocatori di destra direi che sono stati molto coinvolti sul lato debole del Napoli, che nasce tutto da lì. Nasce da Nathan, che è un terzino sinistro adattato, che butta fuori la palla in fretta e in furia, McKennie che con le mani va alla rimessa, Cambiaso che la mette e Gatti che segna. Nasce tutto da lì, dalla corsia debole del Napoli e dalla corsia debole anche della Juve, ma con la Juve che con più accortezza va al gol. E ancora una volta Federico Gatti, secondo gol consecutivo in Serie A, direi che sta iniziando a prenderci gusto dopo una stagione nella quale non aveva mai segnato in Serie A, quella precedente. Quest'anno direi che veramente ha preso confidenza con il gol. 8-7 a Cambiaso, quasi commovente, davvero quasi commovente. Ha fatto una partita su Kvaratskhelia, ragazzi, di un livello allucinante in fase difensiva, e poi così, per non farci mancare niente, pure quel cross, pure quell'assist, pure la giocata da cui poi ti portiamo a casa i tre punti. Bel giocatore Cambiaso, eh? Davvero un bel giocatore. Sono molto contento che Cambiaso stia riuscendo a fornire queste prestazioni qui. Giocatore importantissimo per l'economia di questa Juve. 6,5 McKennie, un altro di quelli che zitto zitto, 4-4, si sta portando a casa la pagnotta. Ragazzi, questa è la Juve dei Cambiaso, la Juve dei Gatti, la Juve dei McKennie, la Juve dei Rugani, la Juve di tutti questi giocatori che in un modo o nell'altro stanno dimostrando, si stanno prendendo delle rivincite. Ecco, questa è la Juve delle rivincite. Questa è la Juve delle rivincite. Di giocatori, o magari anche come Allegri, di allenatori, che fino all'anno scorso avevano perso quello smalto. Invece adesso se lo stanno ritrovando tutti. Manca ancora qualcuno all'appello. Manca ancora qualcuno all'appello. E dovrà arrivare per forza di cose, perché ce n'è necessità, ce n'è bisogno. Però ci sono tanti che si stanno togliendo le soddisfazioni. McKennie è uno di questi. 5,5 Locatelli, non mi è piaciuto tantissimo. Non so se per il male che aveva ancora o se perché non riusciva mai a prendere i giri sul centrocampo del Napoli. 90 minuti, se li ha fatti praticamente tutti. Quindi segno che dovrebbe star bene. Speriamo che possa stare ancora meglio la prossima partita col Genoa. Voto 6,5 Rabiot, che dopo l'exploit, veramente una partita incredibile di Monza, fa un'altra buona prestazione, non a quei livelli lì dove aveva fatto gol e assist praticamente, però una buonissima prestazione, perché se la Juve è andata con questa intensità qua, McKennie e Rabiot sono due degli artefici principali, perché hanno veramente corso per quattro, quindi due giocatori molto molto importanti per l'economia di questa Juve. Mi dispiace, e lo so perché li leggo i commenti, li leggo tutti. La settimana scorsa qualcuno mi ha detto: ma allora te ce l'hai proprio con Kostic quest'anno? No ragazzi, non è che ce l'ho con Kostic, è che non vedo Kostic fare Kostic, o almeno il Kostic della prima parte di stagione, perché questo è esattamente il Kostic della seconda. Quanta imprecisione ragazzi, quanta imprecisione, e uno come lui non può permetterselo, sembrava veramente addormentato. E Kostic per l'egemonia di questa Juve è un giocatore importante, quindi va ritrovato assolutamente. Poi non so, magari è andato in fase calante, cosa che dubito perché l'anno scorso abbiamo visto fare buone cose, però questo non è il giocatore che abbiamo mirato, questo non è il giocatore che fa la differenza, no, non è questo, può e deve fare decisamente di più, come non è questo Dusan Vlahovic. Questa è l'ennesima prova di quanto Vlahovic sia qui, che deve crescere. Chi è con me lo sa bene. C'è stato un momento, erano 9 minuti e 50 secondi, mi pare, vado a memoria giù di lì, a Vlahovic non è stato fischiato un fallo, ho detto bene, stessa situazione come a Sassuolo, ora vediamo se è cresciuto da quel punto di vista. No, non è più rientrato in partita. Ecco, lo stop sbagliato racconta tanto di Vlahovic, un giocatore che se non è concentrato al 1000 per 1000 non riesce a tirar fuori il meglio di sé.
diventa un giocatore normale, sicuramente non un giocatore da 80 milioni, sicuramente non un giocatore di prospettiva per la Juventus o chissà quale top club europeo. Se non rimane concentrato, se non rimane lì, diventa un giocatore normale, anzi a tratti pure dannoso e a tratti pure irritante. Deve migliorare di testa, deve crescere di testa, se non cresce lì, ha finito. Carriera ad altissimi livelli, non può continuare. Quindi Dujan, riparti da lì. Capisco che non sia il contesto perfetto per un attaccante, anzi tutt'altro. Questa Juve è decisamente il contesto peggiore per una punta. Però bisogna che cresce anche lì. Bisogna crescere anche lì. Non chiedo di fare 6-7 gol da solo puntandoli tutti, ma crescere dal punto di vista mentale. Questa è una cosa che ci devi e che ti devi soprattutto, perché alla fine sei te il maggiore interessato della tua carriera. Voto 6,5 a Chiesa, invece Chiesa è andato, Chiesa oggi è tornato a dribblare, Chiesa è tornato a fare degli slalom, Chiesa è tornato a creare da solo delle occasioni, soltanto perché sta bene di testa, di fisico, di gambe, è leggero e si vede, e va, sembrava Alberto Tomba su quella fascia sinistra, tanta roba. E adesso bisogna cercare di massimizzare ancora una volta questi spunti che erano mancati e che spero possano essere tornati definitivamente, perché era mancato questo Federico Chiesa abile nell'uno contro uno. Milik, voto 6, giocatore che quando entra, per quanto possa avere pochi minuti nelle gambe, ti dà sempre l'impressione di sapere alla perfezione quello che deve fare, invece per tutti gli altri, Alexandro senza voto, Kane senza voto, Rogani senza voto, Edin Junior senza voto. Hanno giocato 12 secondi in 4, credo, quindi è difficile, no? In realtà hanno giocato una parte finale di partita dove la Juventus ancora una volta ha deciso di abbandonare completamente il possesso della palla e concentrarsi soltanto sul portare a casa e difendere quel gol di vantaggio. Ha funzionato, ancora una volta, io ribadisco, la mia idea è che questo non possa funzionare sempre, però la Juve sta invece riscrivendo tutte le mie certezze. E quindi queste erano le pagelle di Juventus 1, Napoli 0. Sono curioso di sapere la vostra qui sotto, anche perché sono stato in tempi veramente brevi. Come vi dicevo, ero abbastanza deciso, avevo tutto chiaro in mente cosa dover dire nelle pagelle, ed è qualcosa di molto raro, e lo sapete bene. Ciao ragazzi. Il cross con le mani di McKennie. E forse c'è anche il cross con i piedi di McKennie, no? Forse è cambiato. Oh, ancora il bicione! E assist di Cambiaso! Allora sta diventando un vizio! Sta diventando un vizio Federico Gatti! Sempre lui! Dio santo, ancora lui! Il nostro goleador è diventato! Quel fisico lì! E bravo Cambiaso! E bravo Cambiaso! Gran palla di Cambiaso!